Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Sì, io al mattino sono sempre molto sconvolta, che poi mattino, sono dopo le 11 oggi, lasciamo stare. Dunque, sto facendo il latte ai miei bimbi e oggi è tardi perché li abbiamo fatto tanto tardi e quindi niente, siamo tutti assonnati, sfiniti. Sì, amore, lo sto facendo. È ragion per cui abbiamo queste facce, ragion per cui è così tardi. In realtà mi sono svegliata molto prima, però poi mi è ripreso il sonno perché i bimbi hanno dormito fino a tardi e, come dire, ne ho approfittato, no? Per riposare. E quindi questo è. Sto un po' meglio di quando mi sono svegliata, però sempre assonnata. E nulla, adesso loro berranno un po' di latte con una bruscina. Ho già dato, già fatto colazione molto prima. E piano, 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 non c'è bisogno. Sì, amore, ma te lo faccio vedere. E cosa dire, da quando sono in Piemonte sto scoprendo un sacco di prodotti nuovi, a livello di cibo soprattutto. E una new entry è questo latte fresco del Piemonte Cherry, intero. E questa linea me l'ha consigliata una mia cara amica, che ho già provato nella versione a lunga conservazione. Quindi questa è una novità che ho preso per i bimbi, perché a loro prendo esclusivamente latte fresco intero, perché è più nutriente e completo. Però abbiamo anche in casa comunque quello a lunga conservazione, sia intero che scremato per le emergenze. E niente, adesso faccio fare colazione a loro e poi registreremo il video delle uova di Pasqua, che, ebbene sì, non hanno ancora aperto, ne hanno aperte solo due in totale. E che poi sono state anche regalate, quindi cerchiamo di muoverci, di fare tutto questa mattina. Ho fatto con dell'impasto la pizza rimanente a ieri sera, che io ero impastato la pizza, siamo stati agli amici. Questa pizza bianca croccante, manca qui un pezzo perché l'abbiamo assaggiata, è super croccante e buonissima. Non ho l'origano perché volevo farla in quel modo, ma alla fine ho messo l'erba cipollina, il sale grosso, è croccante e buonissima. Adesso vado a fare una zuppa di carote e zucca, questa qui. Una parte, diciamo, di questa qui, almeno personalmente la userò per fare i crostini, perché è super buona e croccante, davvero. Sto trovando molto bene con questo formato di pasta che adesso vi mostro. Vediamo se c'è. Sì, l'ho ripreso nuovo della Conad in questo caso, che è il formato risoni, che sono praticamente come dei chicchi di riso, solo che più grandi. La cosa che vi piace di questa tipologia di pasta, che poi trovate ovviamente in vari supermercati di vari marchi, è che la pastina viene super cremosa, super buona, ai bambini piace. È un po' come la pappa che loro adorano, magari la classica pastina che si fa quando si sta male, si vuole mangiare qualcosa di caldo. Intanto dietro tripudio di uova, perché abbiamo anche girato il video dove apriamo le uova e che vedrete prima di questo vlog.
sono le 15:30, i bimbi dormono, io ho appena finito di lavare il bagno con il disinfettante della Coop, mi sto trovando benissimo, infatti ve lo consiglio. E scusate se le riprese sono un po' sfocate, c'è quel non so che di bianco, ma ho un po' di problemini, nel senso che la protezione della fotocamera del mio cellulare si è rotta e quindi questa rottura fa questo effetto sfocato biancastro. Devo in buona sostanza cambiare questa protezione che ho già ordinato, quindi il tempo che arriva e riesco insomma a fare delle riprese più decenti. Per il resto niente, io adesso vedo un po' di clip che ho registrato perché devo editare veramente tanti video. Sto girando veramente tanto per questo canale, quello che purtroppo ancora non riesco a fare è fare delle riprese decenti a livello di altezza e luce. Ma il treppiedi comunque vediamo, penso di farmelo spedire, la ring light la devo acquistare. Ho pensato di prendere una ring light che ho visto all'Esselunga, che almeno non sarà tra le migliori al mondo, ma mi consentirà di avere una luce migliore. Detto questo niente, io adesso vado ad editare qualche video e poi metteremo le scarpe, insomma sveglieremo i bimbi, metteremo le scarpe e usciremo perché ci sono un po' di cose da fare. Per il resto nulla, noi ci vediamo dopo. Aspetta che c'è palla. Non potete capire la disavventura in questo Bennett oggi. Sono le 20, quindi è proprio ora di cena. Michael ha perso il ciuccio, io mi sono letteralmente girato tutto il Bennett. Quindi sono riuscita a recuperarlo. E ok. Niente. Disavventura e dove trovarlo. Siamo rientrati a casa. Sono oltre le 20:30 se non sbaglio. Siamo stati, oltre che al Bennett, a Pepco. Ho preso giusto due cosine. Intanto questo, come chiamarlo, questa base dove stendere gli impasti sia dolci che salati, in silicone. Qui io l'ho presa grigia, ma c'era anche, mi pare, sia rosa che verde acqua. E questa qui è costata esattamente, vediamo un attimo, 5 euro, esatto, la spianatoia in silicone, così è lavabile e non si attacca l'impasto. Ho pensato di stendere anche l'impasto per la pizza che noi facciamo in casa. Ho preso questo stampo per la torta, quindi una tortiera, sempre in silicone, che io non so perché mi fa questo effetto lampeggiante dalle riprese, non lo so, vabbè. Con tutti questi, queste codette di zucchero colorate, che poi è abbinata a degli stampi per muffin sempre in silicone che avevo preso giorni fa, è della stessa come dire fantasia, ecco, perché abbiamo un sacco di cioccolate e le uova di Pasqua che voglio smaltire. E poi come ultima cosa, per vedere come sono, a soli 1,50 euro ho preso questa candela profumata. C'erano disponibili solo due profumazioni, questa qui è un'altra. Questa è la profumazione Jasmine, qui. Questa la voglio mettere in bagno. Se dovessi trovarmi bene, prendo l'altra profumazione per un'altra stanza. Questo qui, invece, che mi sono dimenticata di dirlo, l'ho pagato 5 euro. E ci sta. Speriamo di trovarmi bene con questa linea
per la cucina di Pepco, perché è un negozio che ho scoperto da poco qui in Piemonte, non ho mai provato i prodotti Pepco. Poi abbiamo fatto la spesa al Bennett, che adesso vi mostro. Allora, vi mostro velocemente la spesa perché poi devo andare a cucinare. Dunque, abbiamo preso, qui c'è Melanie nel frattempo che fa il nuovo puzzle di Masce Orso, che le ha spedito la nonna ed è arrivato proprio stamani, che è questo qui, della Lisciani Giochi. Bellissimo. Che bello! Infatti a lei piace fare i puzzle e penso che qualche altro puzzle, magari sia di Masce Orso che di qualche cartone, glielo prenderemo. Allora, partiamo con il pane tipo frangesino, quindi le piccole baguette, queste qui 2,06 €. Io non so perché, cioè, mi fa come se ci fossero queste lì, vabbè. Comunque sia, pane, anzi panini. Poi, patate IGP del Fucino, queste da... un chilo dovrebbero essere, erano anche in offerta. Intanto c'è mio marito. Saluta Antonio. Saluta Antonio. Per i fan di Saluta Antonio, chi conosce questa cosa sa di cosa sto parlando. Comunque sia, torniamo allo svuota la spesa. Due pacchi di farina, bravissima amore. Questa Bennett ha 85 centesimi. I prezzi su alcune cose sono molto diversi rispetto al sud, eh. E poi questo pesto al tonno della Rio Mare, la nuova versione, olive nere e peperoncino, perché noi abbiamo provato l'altro che dovrebbe avere tonno e pistacchio, se non sbaglio, che era molto buono. E il primo sacchetto è andato. Considerate che sono giusto tre sacchetti, quindi secondo e penultimo. Banane, hanno mangiato i bimbi due banane, quindi queste qui le devo togliere da qui. Vabbè, poi le sistemo. Bocconcini di mozzarella vallelata, questi mi serviranno per stasera perché andremo a farci le bruschette. Dei fruttoli per i bambini in offerta 1,79 €, questi maxi, fragole e panna. Due cubetti di lievito di birra fresco. Lattugino bio della Bennett, lo so che non sono il massimo rispetto ai cespi di lattuga, però sono comodi e veloci. E questo qui di le insalate, già lavate e pronte da condire, 99 centesimi, questa è mista invece. Versi strani. Latte fresco per i bimbi a lunga scadenza, che io ho sempre in frigo, ne avevamo già qualche bottiglia e ne ho presa solo una. Secondo sacchetto andato, qui c'è uno scontrino. Poi terzo ed ultimo sacchetto, gnocchi alla zucca di mamma Emma, questi li ho scoperti qui, li ho mangiati a casa di alcuni cari amici e me ne sono innamorata. È sempre della stessa azienda, la stessa marca, mamma Emma, quelli ricotti e spinaci. Sono simili agli gnocchetti tirolesi fondamentalmente come sapore, di cui cambia il formato e piacciono a tutta la famiglia. Quello è l'amico Panda, però non è Pando, perché Pando è quello di Bingham, mamma. Ho preso questi gratinati per me, merluzzo alle erbe mediterranee, in offerta a 2,99 €. Petto di pollo, i pack di prosciutto cotto Negroni, anche questo in offerta a, mi pare, o 2,99 € o 3,99 €, non mi ricordo. Contorno misto di verdure. Queste sono ottime appunto come contorno, ma anche frullate magari per fare la pastina ai bimbi, come piace a loro con il formaggino. Tanto. A me piace, si dice. A me piace. Brava. E come ultimi prodotti, queste mousse al caffè, le novità della Müller che non avevo mai provato. Mio marito le ha assaggiate anche queste a casa dei nostri cari amici e se n'è innamorato, quindi non vedo l'ora di assaggiarle anch'io. Bene. Detto questo, la spesa è finita, io adesso sistemo tutto e corro a preparare le bruschette. Credenza. Oh oh, credevo che ce ne fosse ancora. Giorgia ha un'idea. Sa esattamente dove possono trovare ciò di cui Marco ha bisogno. Giorgia e Marco vanno al negozio di alimentari. Allora, ormai sono oltre le 23, quindi è tardi. I bimbi sono a nanna da un po' e stasera li abbiamo letto ben due storie, anche perché la nonna ci ha fatto
un altro grande regalo, che è quello di farci arrivare dei pacchetti a sorpresa Amazon, e in questi pacchetti c'erano appunto tre storie che poi penso di mostrarvi direttamente in un altro video, perché ho già pensato a un qualcosa di carino riguardo tutti i nostri libri. E quindi nulla, loro erano super stanchi, noi anche siamo stati fuori tutto il giorno e io sono stata con i bimbi a casa appunto di due amici e quindi poi tra spese e cose da fare la giornata è volata e ci siamo stancati un po' tutti. Detto questo, adesso ne guarderemo qualcosina, un po' come ogni qualvolta riusciamo e poi andremo a nanna. Quindi questo vlog si concluderà qui. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Io vi invito in primis ad iscrivervi e poi a lasciare un bel like di supporto sotto questo mio video, ma anche sotto ogni altro. Detto ciò, vi lascio un grosso bacio, una buonanotte e al prossimo video.